amiche, amici trans e gay, amici dello Xera, ma soprattutto gente che va a pescare. Buongiorno. Oggi ci hanno invitato. Chi ci hanno invitato? I pesci ci hanno invitato. Stiamo andando a casa loro. Visto che da Riva non, è un periodo che non si prende un velino, e i miei amici in questi giorni me lo hanno confermato, noi decidiamo bene di andare sott'acqua. Dopo anni di latitanza dai fondali marini, 30 lance, si è fatto la muta su misura e quindi si deve andare. Anch'io ho la muta fatta su misura, peccato che nel frattempo le mie misure sono cambiate da quando, però cercheremo di farcela andare bene. Ho paura di assomigliare a quella foto del sub che scorreggia nella muta. Vediamo. E andiamo a Priarugia. Mi sono rifatto tutto il corredo a parte la muta che ce l'avevo già, quindi pinne al fucile, il fucile ce l'avevo già. In pratica mi sono comprato solo le pinne. Va bene. Andiamo a Priarugia, ci vediamo dalla spiaggia. Ciao. La città è tutta nostra. Speriamo anche il fondo marino. Sono le 7. Non è prestissimo, però non è che tanto tardi. Bandierina, fucili, sì. A posto. Eccolo lì, la borsa con la zatterina, ok, ora farò qualcosa anche io, dai. E ora lo andiamo a prendere. Un po' di onda lunga laggiù. Bisogna stare attenti. Bello. Guardate se non ci sia qualche saraghiera. Allora, fai un pochettino vedere l'ultimo acquisto, con la speranza... Guarda di tanti. No, alla mamma non devi assolutamente dire così, ecco. Quale dei tanti, proprio con la mamma no. Non va detto. Non va assolutamente detto. No, le pinne, fai vedere le pinne. E oltretutto ragazzi, le pinne con l'accetto, io non l'avevo mai viste. Fantastiche. Eccole qua. Sono delle grandi, gloriose e micidiali C4. Giusto? Sì. Che proveremo per la prima volta. Anzi, l'ha già provata il 30. L'ha già provata. Va bene. Ora sì che ci sarà da ridere. La vestizione. Ta 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 ta. Questa ovviamente non ve la mostro perché, come vi ho detto, le mie misure sono cambiate. Quindi vi mostrerò la muta nuova del 30, ma la mia no di sicuro. Va bene. Sembrerò un MMMs in missione speciale. Ecco, si è già rotto qualcosa. Cos'era? La pompetta della boa. La pompetta della boa. Tanto un po' di pubblicità. Top Sub, il nostro grande amico. Va bene, dai. Ah, intenzioni serie qua. Voilà. Fatta su misura con nuovo carbonio iper ultra. Com'è che si chiama il nuovo carbonio? Il nuovo neoprene, sì, vabbè. Carbonio, voilà. Top Sub e via. A dopo. No, ecco, nel frattempo. Questo. Ecco, l'hai comprato. La mamma. La mamma non deve saperlo. Allora, nel frattempo, vorrei pregare un amico a essere gentile nei commenti. E tanto lo salutiamo. Oratex o Oratex, che dir si voglia. Grandissimo pescatore sub.
Abbi pietà, è la mia prima uscita dopo non so quanto tempo. Vai, saluta, ci vediamo dopo. Ciao a tutti. Allora, fai vedere com'è la nuova... come te la senti? Parecchio appiccicosa. Parecchio appiccicosa, vabbè, dai, bello. Ti piace. Da cazzuta questa proprio. E beh. Vabbè. Sto morendo. Non vedo l'ora di buttarmi in acqua. Detto ciò, forza e coraggio. Allora, le pinne le abbiamo viste. Questo è il fucile del 30, un Homer 60. E questo invece è il fucile dello Xela, che è un glorioso. Da qualche parte ci sarà scritto, eccolo qui, un Homer Black Master. Guardate com'è consumato, perché è un fucile che in passato ha lavorato parecchio. Elastici nuovi e camminare. Ora mettiamo la GoPro e ci vedremo sott'acqua. Vai a fare, ho rubato la mamma, però bene, se la mamma se ne accorge. Va bene, a dopo. Siamo ritornati a riva. Qua facciamo... Chi è? Mi richiamo per il pesce papera. Vuoi sentire? Ecco. A posto. Dunque, si diceva, siamo usciti dall'acqua perché, a parte questa marea di alghe, che qua è niente, c'è pieno di alghe a galla, essendo stati 3 giorni di mare abbastanza mosso, non si vede assolutamente una ceppa. Quindi non abbiamo neanche fatto le riprese con la GoPro, perché non sarebbero venute. Un giorno di nebbia feroce a Milano, uguale. Quindi ora ci apprestiamo a tornare a casa. L'appuntamento per i pesci sarà la prossima volta, l'importante è essere tornati in acqua. Un saluto a tutti. Ora Tex, ti giuro che la prossima volta faremo qualcosa di meglio. Tex? Ora Tex. È un ragazzo che mi scrive sui film YouTube. Va bene, tutto fatto, sacchetto della rumenta, caricato nel borsone della rumenta, belli, un borsone gigantesco. Se volete dei borsoni per cadaveri mi chiamate, li affitto. È vero, sono anche neri quelli. Li affitto, no, sono neri, sono da becchino, li affitto e va bene. Ok, spazzatura noi non l'abbiamo fatta, quella lì è tutta roba da portare a casa. Borsone vintage, grandioso. E direi che da Priarugia è tutto.